Eccoci qui, siamo dal vivo. Vediamo un po' un attimino come stiamo messi. Ok, vediamo quanti siamo. Prendiamo qualche secondo. Buonasera Diego, buonasera. Aspettiamo vediamo un po'. Alfredo Forino, buonasera, sempre puntuale Alfredo, buonasera. Mi sentite bene ragazzi? La prima domanda che faccio sempre. Mi sentite bene? Aspetta, ma se sta luce è troppa, è un po' meglio. Diego Castagnetti, tutto bene? Sì, tutto bene. Solo un po' il polpaccio dolorante, ho preso uno strappo in allenamento qualche mezz'oretta fa. Sniper Killer, ciao Marco De Donato, ciao Alfredo Fori, ti sento benissimo ed è sempre un piacere. Grazie Alfredo, grazie mille. Oggi parliamo dell'argomento di come allenare le velocità reali, che sono quelle che poi ci servono per riuscire ad avere dei colpi, diciamo, pronti ad un'eventuale gestione del conflitto. Salvo, ciao. Allora, ragazzi, come ho detto, chiaramente faremo il martedì la diretta con argomento. Il giovedì facciamo aperta, così potete fare tutte le domande. Dario, poi volevo dirti una cosa. Vai, Salvo, vai, vai tranquillo. Così aspettiamo che si connettano un po' di persone e prendiamo l'argomento. Oh, ecco il nostro grande Brio, che è il nostro moderatore, sicuramente a breve ricorderà un po' le regole del canale. Vediamo un po' un attimo. Prova se che con la luce accesa è meglio, vediamo un po'. Sì, mi sembro giallo, giallo canarino, però è la luce che c'ho sopra il PC. Allora, Skull Walker, ah bello, ah ciccio. Allora, il regolamento di Pio, ok, che chiaramente ragazzi dobbiamo rispettare. Lo ricordiamo sempre. Copia. Allora, ciao Dario, prima volta che mi collego, complimenti, grazie Ale. Salvoci, allora volevo dirti che una volta ci siamo visti a Tor Bella Mona, a via di Tor Bella Mona, però gli ho detto che non potevo frequentare per problemi di salute. Comunque nel video ho imparato una cosa, anzi più di una cosa. Grazie, Salvo, mo non mi ricordo perché ne vengono in tanti, non mi ricordo, magari dammi qualche altro riferimento e cerco di ricordare. Alfredo Forino, settimana scorsa ho avuto difficoltà ad accorciare la distanza contro un attacco del bastone corto, ma poi ho allenato i tempi e le velocità ad entrare ed è migliorato tutto. Beh, chiaramente infatti mo affronteremo l'argomento della diretta, è questo. Maurizio De Falco, grande Maurizio, grande, buonasera. Eilidar, beh, allenare le velocità reali, tanto sparring, tecnica sparring, se poi si tratta di distanza aggiungono anche i vostri allenamenti tanto stress. No, però sì, diciamo lo sparring va bene, però c'è anche altro che può aiutare a livello istintivo ad accorciare i tempi di reazione attraverso le velocità reali. Stefano Corbio, buonasera. Salvo C mi dice, dunque ho imparato prima di tutto ad evitare tutte le situazioni di pericolo e secondo me è un gran vantaggio. Esatto, ottimo. Mino R, buonasera Dario, buonasera a tutti. Allora, ragazzi, siamo a 28, tra un pochino prendiamo l'argomento. Tanto ricordo il regolamento di Pio, eccolo qua. Questo per evitare che tante persone di altre situazioni vengano un po' di sopra diretta. Scusate che ogni tanto bevo, ma c'è pure un po' di mal di gola. Sono venuto in palestra e ti ho detto sono infermiere. Ma quanto tempo fa, Salvo? Allora, siamo a 32, ragazzi, un altro po' e niente, iniziamo. Allora, guardate,
stasera se trovo qualcuno che mi chiede cosa ne pensi del Wing Chun, ma non per il Wing Chun, per carità, ma se qualcuno mi chiede come penso del, che cosa penso del Wing Chun o del Taekwondo, chiudo il canale, ve giuro, perché mi sono arrivati pure commenti sotto i video, cosa ne pensi del Wing Chun, cosa ne pensi del Wing Chun, tutti. Allora, informo che poi domani sarò, domani mattina, infatti ho spostato le lezioni, sarò al Palazzo Presidenziale del CONI con l'ente di protezione sportiva OPES di cui sono responsabile nazionale, e insomma ci saranno varie persone, vari ospiti del mondo dello sport, poi manderò le foto, farò al limite un breve clip poi da mettere sul canale. Allora, buonasera Dario da parte di Matrix, mazza che nickname. Allora ragazzi, iniziamo, dai. Verrà a Napoli un giorno a fare uno stage? Sì, sono stato a Salerno sabato, però per uno stage con il gruppo del Gloria. Però sicuramente sì, verrò, anche perché ho visto, insomma, con la macchina si viaggia benissimo e ci si mette pure poco, insomma, tranquillo. Oh, a meno che Nino trova una location subito e fissiamo una data. Giuseppe Cerecetti, buonasera Giuseppe. Nicola Menna, però dai, la domanda è interessante. Nicola, me l'hanno fatto un milione di volte. Ecco, poi arriva Pio e come può, boom, banna alla grande. Dunque, allora ragazzi, siamo a 36 persone. Salvoci, io ogni volta mi trovo in una situazione strana e lo percepisco grazie al tuo addestramento sui video. Io praticamente me ne vado e mi è successo più volte. Beh, finché si può evitare, ragazzi, è meglio, come dico sempre. Vinci Gamer, YouTube. Ciao, mi saluti. Come no? Vinci Gamer, YT da YouTube. Buonasera. Ale Longo, sei sempre un grande perché sei sempre reale. Grazie, Ale. Ma cioè, cerco di essere naturale come sono. Alberto Pucci, ciao Dario. Io faccio kickbox da poco. Consigli sulle distanze? Praticando kick, insomma, riesci a lavorare a distanza di un braccio, è quella principale, no? Poi chiaramente si può fare un lavoro anche più accorto, però poi devi inserire i gomiti, insomma, le testate, se parliamo di combattimento da strada, diciamo, un combattimento urbano. Io vado a cenare, se riesco passo dopo mangiato. Perfetto, ciao Nino. Salvo C un anno fa, madonna, chi si ricorda, un anno fa è tanto. Allora ragazzi, iniziamo. Dunque, partiamo col dire che intanto, ciao Lorenzo Doricelli, intanto esistono due velocità reali, due, che è la velocità visiva, attenzione bene a quello che dico, la velocità visiva è il momento in cui l'occhio acquisisce un bersaglio, un target, e la velocità cognitiva, che è quella che fa fare il movimento. Ok, per fare un esempio, no? Prendiamo il tiro, alzo l'arma da fuoco, la velocità visiva vede l'obiettivo, la velocità cognitiva è quello che mi permette attraverso il cervello, con l'impulso ai muscoli, di spingere e premere il grilletto, che anche da qui parte tutto, visto, faccio riferimento all'ultimo video, insomma, di tante stronzate che si vendono. Perciò partiamo da queste due velocità, visiva e cognitiva. Ripeto, visiva è quando acquisisco il target, la cognitiva è quando faccio il movimento, quando il cervello trasmette l'impulso ai muscoli. Allora, tanti esercizi di sparring specialmente aiutano tanto, però, per esempio, io suggerisco a tutti questo tipo di esercizio, di chiudere gli occhi, ok, simulando un effetto sorpresa. Il compagno o l'istruttore di turno dà un colpo col pao al centro del petto, in maniera che come apro gli occhi devo trovare il target e colpire. È proprio qua il punto cruciale di ogni situazione. Quale? È qui che, quando anche un qualcuno che si allena negli sport combattimento o nelle arti marziali, è qua la differenza enorme, perché non c'è un discorso di percepire il focus, no? C'è un discorso di creare l'effetto sorpresa, perciò in quel momento il cervello si azzera, aprendo gli occhi, che va a simulare un 1% di quello che poi è l'effetto sorpresa, deve riacquisire il bersaglio, ok? Perciò velocità visiva e cognitiva. Questo esercizio deve essere fatto in una maniera prima blanda e poi molto veloce, da ogni direzione.
addirittura con gli occhi chiusi al centro, la spinta che si dà o il colpo che si dà ad essere così forte che addirittura alcune volte la testa fa questo, in maniera di alzare gli occhi e percepire qual è il bersaglio. Oltretutto, rendere difficile il bersaglio a chi fa questo esercizio. Perciò, immaginate che adesso c'è qualcuno di fronte a me ad occhi chiusi, ok? Partiamo con una cosa blanda. Blanda intesa come esercizio, un bello spintone. Lui abbraccia in questa fase, respira, boom, fortissimo, riceve questa scossa al corpo. In quel momento lì, aprendo gli occhi, deve trovare il bersaglio, che di solito è il pallino che abbiamo sul focus. Che succede? Quando inizia a colpire, che chiaramente quei suoi colpi sono ripetuti, dovete in continuazione spostare, e questo assomiglia molto ai sport a combattimento, però continuamente spostare, ok, il focus in varie direzioni, per esempio vicino vicino, lontano lontano, ok, basso basso, alto alto. Lui così abitua il suo cervello e il suo impulso cognitivo ad adattarsi ad ogni distanza tirando un colpo. Questo è molto importante, perché non deve essere niente di programmato. Il tizio si abitua lì in quel momento a tirare il colpo che secondo lui è necessario. Ok? Infatti, se andiamo a guardare, quello che si somiglia tra un compagno e l'altro nell'esecuzione sono solo le distanze. Tante volte quando è vicino vicino dai la testa o dai il gomito o il ginocchio, quando è lontano cerchi di tirare diretti fino ad arrivare col pugno a martello che allunghi. Ok, questo continuo esercizio permette di accorciare queste due velocità, la visiva e la cognitiva. Infatti invito tutti a provarlo. Perciò ripeto come va fatto e ditemi poi che cosa ne pensate. Perciò condividiamo insieme tutto. Allora, chiudo gli occhi, fermo, ricevo però, ragazzi, cioè non devo uccidere il compagno, però nemmeno questo. Cioè deve essere una spinta, perché c'è questa sollecitazione e deve riuscire a recuperare, ok, l'obiettivo per poi colpire. Ma quell'obiettivo che colpisce non deve essere tirato nelle classiche posizioni, ok? Uno, due, come si tira col gancio? No, devono essere delle direzioni, come dire, chiamiamole così, scordinate, in maniera che il tizio che sta di fronte a voi deve cercare di arrivare a colpire ogni punto. Questo perché? Perché se riesco a tirare un primo colpo, non è detto che tutti vanno indietro così e programmo il focus 1, 2, 1, 2. Perché questo? Perché il colpo che io ricevo, ogni individuo ha, secondo l'effetto croce, che ricordo a tutti, è la reazione del corpo dopo aver ricevuto percosse. Perciò prendo un pugno in faccia, non tutti vanno indietro, c'è chi si chiude e cade qua, chi lo prende e mette le mani e si gira, ok? Perciò in quel momento mi devo adattare al colpo da tirare. Perciò il focus non deve essere programmato per nulla. Spinta, apertura occhi, iniziamo a lavorare, pam 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 pam, tutte le direzioni, basso basso, alto alto, vicino vicino, lontano. E in quel momento l'allievo deve essere così pronto e rapido di cercare di colpire in ogni direzione. È un esercizio che ci vuole tantissimo fiato, ma più che altro impegna tanto, perché è anche a livello psicologico, è in continuazione acquisire i bersagli, e non è facile, ok? È molto simile a quegli sport a combattimento, perché se tengo due pao lunghi, ok, però bene o male riconosco le posizioni. Quando sono disconnesse, che arriva da ogni direzione, è veramente difficile, perché non viene fatto solo frontalmente, ma anche spinto dalla schiena, do il colpo di frusta e mi devo girare per riuscire a colpire. Oppure sui lati, che è la cosa peggiore, perché un corpo umano prende molto squilibrato il momento che viene spinto dal lato, ok? E ogni volta devo riconquistare la posizione e cercare di colpire. Questo è uno degli esercizi che si può fare in una parte blanda in questa maniera. Addirittura si può fare ad occhi chiusi, girare, ok, su voi stessi e ricevere la spinta, o alcune volte ricevere anche un colpo al viso con il focus. Perciò boom, è questo, vedo come un effetto labirintite e devo cercare il bersaglio. Perché questo? Perché devo simulare sempre qualcosa di immediato, qualcosa di un effetto sorpresa su cui reagire, ok? Questo è uno degli esercizi e dei protocolli base dell'MDCM. Adesso, a voi le domande. Allora, vediamo un po'. Lorenzo dice, buonasera, grazie per la divulgazione, sempre molto professionale. Grazie. Grande Pio, che ricorda il regolamento. Adesso, un
Nahuel Misitano. Dario, sei un grande, ti ringrazio per avermi risposto su Instagram. È quello che mi hai detto, ho capito molte cose. L'ho anche provato ed ha funzionato. Grazie, grazie, grazie mille. Peppe mi manda un cuoricino. Allora, sette traslochi. Buonasera Dario. Maestro, lei è un grande. No, no, chiamami Dario, no maestro. No, maestro. I maestri, non, secondo me, non esistono. Solo persone cercano di trasmettere qualcosa di buono. Meriterebbe molti più iscritti. Vabbè, non ce lamentiamo. Vediamo un po', stiamo crescendo piano piano, sette traslochi. Dario, io pratico SSS, Street Survival System. Abbiamo molte cose in comune. Ah, mi fa piacere questo. Poi mandami qualcosa, gli do un'occhiata, mi fa piacere, come pure il scambio d'opinione, bellissimo, come no. Suicide Bike, ah, eccolo qua, sera Dario, ciao Suicide. Alle lungo, raga, vi volevo rinnovare una cosa, con le armi, non si gioca, sono molto sensibile, però sulla mia pelle, è dura. Nicola Menna, non è facile certo, anche la tecnica se ne va a puttane, scusate il termine, no, purtroppo è così. Ecco perché vi dico, e ve ne accorgete quando fate questo esercizio qua. Per esempio, questo esercizio qua che vi ho, scusate il voma in romano, che vi ho illustrato adesso, moltissimi ragazzi che vengono di sport combattimento, fatto questo esercizio, si trovano un attimino fuori, diciamo, fuori contesto, ok? E la cosa che gli fa più rabbia è cercare di colpire un qualcosa che viaggia e va a destra e a sinistra, che non c'ha la classica impostazione, ok? Questo che cosa porta? Porta a capire che quando c'è un effetto sorpresa lo stress è talmente alto che anche se è simulato comunque non ci si riesce ad avere il 100% dei colpi. Allora sette da slogan. Come mai il martedì e il giovedì al Gloria? Beh, la mia seconda casa. Io voglio iniziare MMA? No, non è che voglio iniziare, lo pratico già da un bel po' di tempo e mi sono riavvicinato all'MMA per passione, non c'entra niente col combattimento urbano, a giugno di quest'anno, e mi sono voluto proprio avvicinare a questo team di professionisti che mi hanno accolto a braccia aperte, che come tutte le sere e come stasera mi alleno lì con loro. Ecco, con l'occasione sabato scorso stavano a Salerno, siamo andati anche noi della Mastetero Calarà Team, insomma è una grande famiglia, per me è la mia seconda casa, anche perché sono dei veri, veri, veri professionisti, ok? Nicola Menna, comunque molto interessante quello che dici, Dario. Grazie, Nicola. Ingegner Giacomo Ferrara, ciao Dario, sacrosanta verità. Lavorare in modo disconnesso spezza la linearità del combattimento, un concetto spesso standardizzato negli sport combattimento. Sì, è vero, Giacomo Ferrara, anche perché però lì c'è un'esigenza diversa. Cioè, infatti, tante persone ragionano in una maniera che non riesco a capire, no? Tanti mi dicono a me, per esempio, però pratichi sport combattimento, però il combattimento urbano dici che è diverso. Perché pratichi queste due cose? Tante volte la gente non capisce, cioè, come dire, Dario, insegni combattimento urbano, perché vai a fare un corso di guida sicura in moto? Cioè, sono due cose completamente opposte. Completamente, no, opposte, sulla diverse, ok? E non c'è niente di male, perché comunque rimango un appassionato di arti marziali, rimango un appassionato di sport a combattimento e lo frequento, mi piace confrontarmi con tutti. E poi se di là nasce un qualcosa, una sinergia che può andare in comune col combattimento urbano, ben venga, come li abbiamo trovati, che ottimo, perché no? Cioè non vedo, non è perché se uno pratica A, non pratica B, cioè non stiamo a parlare di religioni qua, che se sono cristiano non posso essere musulmano, via dicendo. Cioè non è così. Cioè, anzi, la mente deve essere aperta, la mente deve ragionare, una mente chiusa in una cosa sola è un peccato, perché il cervello è stato creato, non so da chi, per svilupparsi, okay? Perciò non, tante volte mi fanno delle domande così, però capite anche tanti meccanismi, cioè per capire se una cosa adatta o no alla strada, al combattimento urbano, comunque devo praticarla, non è che posso dare giudizi a priori così, ok? Poi Lorenzo Torricelli, comunque grazie Giacomo Ferrara del concetto che hai espresso, è proprio quello che volevo dire, grande. Lorenzo Torricelli, potrebbe essere utile anche rodeare su se stessi prima e creare... Sì, ho detto prima Lorenzo, sì, ho detto poco fa. Maurizio De Falco, quindi Dario, variazione del tempo, che il nostro cervello commuta in segnale per far scattare i nostri muscoli, potrebbe essere troppo lungo per avere una reazione rapida, per creare la giusta difesa. Sì, esattamente.
Poi chiaramente questo è un protocollo base, non vi posso illustrare tutto da così, anche perché se no andrebbe fatto un video didattico, e come sapete io non credo nei video didattici, però anzi se mi venite a trovare mi fa piacere, però cerco di darvi dei suggerimenti che poi sono sempre a disposizione. Se mi volete scrivere su WhatsApp che avete provato l'esercizio e qualcosa non è andato bene o magari avete dei dubbi, sono sempre qui per rispondervi senza problemi. Allora, Gabriel Rotario, ciao Gabriel. Allora, Naul Misitano, e se non ricordi avevo chiesto un'informazione sul video che avevi fatto su come proteggere la ragazza. Ah sì, beh, ma me lo chiedete in tanti, va Gabriel. Dario, come stai? Sto un po' acciaccato, purtroppo il polpaccio sinistro, io se non mi do una carmata, qualche giorno devo riposare, se no un casotto, però, perché mi ha dato una puncicata un po' il polpaccio mentre stavamo facendo la lezione con Lorenzo Borgomeo. Allora, vediamo un po', andiamo avanti. Ciao, tantissima roba i tuoi video. Grazie, Davide Ferrari, grazie mille. Gabriele Rodè mi dice, sei un grande, no? Anzi, 1,68, insomma. Grazie. Luca Bertoli, no, aspetta, senti, dai, conosci di la Zanna? Come no, è un fratello, allena al Gloria, prima si allenava con un mio amico di lotta libera, che era umano. Come no, Dylan è un mio amico, è un fratello, io gli ho un sacco di bene, che tra l'altro è anche amico di Giuseppe Ceresetti che sta qua, in linea. Dylan è fantastico, un gran fighter, è bravissimo. Luca Bertoli, buonasera Dario, ma chi proverebbe un disarmo con un'arma in singolazione? Che pazzia. Ma guarda Luca, tante volte ci sono delle cose che veramente la gente le intesta, la non conoscenza li porta a fare delle considerazioni proprio strane sulle armi da fuoco. Allora, io non do molta importanza alla parte psicologica del combattimento, il 90% direi, molto, no, il 70%, un buon 70%. Daniele Volterra, io faccio Krav Maga e il mio maestro è muscoloso, continua a dire sempre che l'importanza è tornare a casa salvi. Beh, meno male allora, non mollarlo, se è uno consapevole e umile, non mollarlo. E ha sempre detto che il Krav Maga il 90% è mentale, sì, diciamo 70%, il 30% è il tecnico anche comunque, tecnico inteso in questa fase. Stefano Corbia, ciò che insegni ti è mai capitato nella vita di fuori allenamenti? Sì, sì. E tutto quello che si è formato nell'MDCM è proprio per le esperienze che ho avuto e che hanno avuto i ragazzi, le persone normali, dalla casalinga al professionista, al manager, fino ad arrivare ai poliziotti. Perciò, insomma, ecco perché oggi siamo arrivati a una sostanza diversa, abbiamo cambiato i nostri protocolli di allenamento, per questo motivo. Poi, dunque, andiamo avanti. Dario, sette trasmissioni. Dario, mi spieghi come nasce l'MDCM? Hai avuto altre esperienze in arti marziali sport combattimento? Sì, sì. Ho iniziato a 7 anni. L'ho rielencato sulla prima diretta, ho iniziato a 7 anni per la passione, che poi tuttora ho, però ho capito cosa realmente funziona in strada, perché in strada in realtà nulla è veramente valido, parlo di tecnica, ma attraverso le esperienze ho capito cosa, cioè, guarda, ti faccio capire una cosa, all'istinto non stanno simpatici i movimenti, diciamo meccanici, non stanno simpatici quei movimenti che richiedono molto tempo, lo dico così scherzosamente, ma capisci cosa voglio dire. Quando stai sotto stress, tante situazioni come prendere un braccio, girare, fare, mettere, non c'è il tempo e non c'è la condizione mentale giusta, è difficilissimo, richiede troppo tempo, ok? Poi allora vediamo un po'. Dunque, Nauel Misitano, scusami se non lo so dire, Dario, aprirai mai una palestra in Calabria? Oddio, me lo auguro, vediamo un po' un attimo di diffondere bene l'MDCM, come no. Giuseppe Asta, ciao Dario. Bronze Bomber, ciao Dario, appena vieni a Napoli hai promesso un risotto agli scampi, grande, come no. Bronze, ma tu fai pugilato o sbaglio? Ti ricordi? Tu fai pugilato, mi pare, no? Poi Gabriele Rodario, io devo andare, alla prossima. Alla prossima Gabriele, grazie per essere stato con noi. Gerardo Giacobelli, parto col dire che sono d'accordo con te in tutto, ma vorrei aggiungere una cosa sul concetto di difesa personale. Io faccio Muay Thai e ho capito che quando prendi un colpo in faccia forte che ti fa
sanguinare tutto cambia in quel caso. L'unico modo principale per sopravvivere è sapere reagire allo stress con un sistema nervoso centrale adenato. Esatto, esatto, esattamente. Perché poi, sai, no, esistono due, il periferico e il centrale. E proprio i protocolli che io dico vanno proprio a, diciamo, a stimolare delle reazioni sotto questo stress, che è molto importante, che se non ce l'ho posso avere pure un pugno che buca il muro, ma purtroppo in quel momento mi blocco. Allora, vediamo un po'. Maurizio De Falco dice: le persone devono capire che gli sport di combattimento non sono sinergici alla vita. Alla vita? Aspetta, vita? Cosa volete di vita? Allora, sette traslochi. Dario, noi lavoriamo molto in preparazione atletica, mi spiego meglio, circuiti di preparazione atletica e coordinamento fisico, più colpitori. Ottimo, ottimo allenamento. E basterebbe aggiungere quello che poi è l'allenamento per gestire lo stress, la reazione è completa, perfetto. Ci siete? Come no? Ottimo, perché comunque c'è bisogno di preparazione atletica, con un buon fartlek, c'è tante cose che si possono fare, i circuiti sono fantastici. Stefano Corbia, la domanda viene dal fatto che sei molto umile e chi ha provato la strada si vanta spesso. Ma lo sai che c'è? Che oggi è un po' di moda pure, no? Attraverso ste fiction, insomma, vantarsi di venire dalla strada. Io cerco ogni giorno di migliorarmi giorno per giorno, perché comunque venire dalla strada non è un vanto, ok? Oggi posso dire che mi ha fatto crescere tanto, no? Mi ha dato tanto, ma mi ha tolto tanto. Però non deve essere un punto di orgoglio, non dobbiamo gonfiare il petto sotto questa situazione così. Cosa vogliamo dimostrare? Che finiamo la strada siamo cattivi? Ma ci vuole poco essere cattivi e essere matti, ok? Cioè, perciò non è quello. Bisogna capire, no? Quando si viene dalla strada, capire certi meccanismi che ti possono essere utili nella vita. Ma non significa venire dalla strada devi essere cattivo, questo no, è sbagliato. Allora, dunque, vediamo un po'. Stefano Corbia, la domanda mi ha fatto che siamo... Ah, ok, l'ho letto. Bronze Bomber, sì. Infatti mi ricordo io. Ma tu sei un agonista, di pugilato? Maurizio De Falco, a quello che capita in strada per le variabili capitano costantemente. Esatto, bravo Maurizio. Sette traslochi. Fare i crunch tirando il jab diretto ai colpitori, mentre uno ti colpisce l'addome con una palla media 4 kg, è un'altra cosa. Sì, come preparazione, diciamo così, va bene, però è la parte psicologica, intendo. Dario, conosci la Lightway? Cosa ne pensi? Che è straordinaria. Sette traslochi, è straordinaria la Lightway. Mi piace tanto, perché allora è molto vicina, è un qualcosa di reale, tanto senza guanti, hanno soltanto dei cerotti ben da attirare, e oltretutto si usa la testa e si usa molto a corto, anche spostando le mani, è molto molto buona. Chiaramente non ha dei colpi proibiti, poi inserire i pollici entro un occhio e tirare ginocchiate ai genitali, però è molto molto bella, è crudele, perché è tosta veramente, però è molto bella, molto 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 bella, la box della Birmania, molto bella. Allora, parte 9, come si allena il sistema nervoso centrale? Ci sono dei protocolli fatti apposta, ok? Bisogna riuscire a mettere in condizioni, all'inizio questi esercizi bloccano l'allievo, dopo un po', attraverso delle ripetute fatti in tempi diversi, con un timing diverso, si riesce a stimolare questo istinto di sopravvivenza, ok? E quello che all'inizio spaventa dopo aver ricevuto un colpo, dopo un po' è come se lo incassi senza averlo ricevuto. Non so, sì, mo, chiaramente è vasto il discorso, ci vorrebbero 6 ore di diretta. Allora, Nahuel, io avrei intenzione di iniziare MMA, anche perché io ho fatto una settimana di prova e mi sono trovato benissimo. Avresti qualche consiglio per allenarsi anche in casa? Beh, nell'MMA a me piace tanto e ne sono innamorato, perché è qualcosa che ti dà uno strumento completo sia in piedi che a terra. Però l'allenamento in primis parte proprio da una preparazione fisica, tanta. Poi c'è il lavoro ai sacchi, ai colpitori... ci sono i circuiti con birilli, palline, insomma tutta una serie di situazioni. Proprio allenarti in casa, già che corri, è già importante. Se riesci a mettere un piccolo sacco in casa, devi capire prima però come si colpisce. Allora, Daniele Volterra, una cosa che mi piace del mio maestro è che lui,
con altri maestri, ripassano le tecniche e dove vedono che non funziona cambiano. Ah, meno male, sono contento, Daniele Volterra. Bene, è così che si cresce. Alfredo Forino, ma Dario, ma la respirazione anche con l'elemento digestivo stress, come respiriamo? No, allora no come respiriamo, bisogna respirare, aspetta, perché tante volte sotto stress si va in apnea, ricevo il colpo, boom, no, ok? Bisogna sempre respirare come quando colpisco sugli sport combattimento e inizio a lavorare, ok? In questa fase chiaramente se non riesco a gestire lo stress non vado in affanno, però qui subentra quello che è la preparazione atletica, perché allora infatti io detesto quelli, o dico sempre, quelli che fanno difesa personale o sistemi militari per difesa personale e non fanno un minimo di preparazione fisica, perché dicono ma in quel momento dura mezzo secondo, ma per mantenere quel mezzo secondo, ok, e dominare gli effetti dell'adrenalina è molto importante avere un sistema cardiovascolare allenato, ok? Poi ricordate che il sistema cardiovascolare allenato con la corsa è il letto vascolare su cui puoi costruire tutto. Perciò ci vuole allenamento e tanto fiato, anche per quel mezzo secondo. Allora, sette traslochi militari, qual è la disciplina che si avvicina più all'MCM? Guarda, la Lightway. Ho visto l'altro giorno anche delle situazioni, delle cose, come colpi parlo, eh? Sì, molto, molto. L'MDCM in realtà non è una disciplina, è una metodologia di allenamento, perché non ci siamo inventati niente, non è che ci siamo inventati il pugno a martello, il gomito, già esistono come colpi, ok? Però chiaramente è una metodologia che spinge molto sul fattore psicologico. Sniper Killer, cosa sarebbe MDCM? Allora, MDCM è l'abbreviazione di la Master Dario Callaran Method, e non ho voluto mai mettere per esteso, ma soltanto per ricordare DC Dario Callaran al centro, MDCM Master Dario Callaran Method, tutto qua. Giovanni, ciao Master Dario, chiamami Dario Level Master, si può chiarire quali sono i principali motivi di aggressione violenta? E può essere di ogni genere, può essere anche in un fattore di un litigio in strada, di un piccolo diverbio, tante volte basta uno sguardo incrociato con qualcuno che magari sta sotto effetto di qualche sostanza, tante volte anche per donne, magari sei con la tua ragazza, un apprezzamento, ci sono tanti motivi perché si fa violenza. KFATDD, Alessio, finalmente becco diretta, grande Alessio. Bronze and Bomber, professionista, sì, e io ricordo che tu sei un pugile professionista e sei pure allievo di qualcuno di nostra conoscenza, credo, non metto la mano sul fuoco, però credo che tu sei proprio allievo suo, infatti che ti trovo qui mi fa, da una parte mi fa piacere, però mi incuriosisce, però sei sempre il benvenuto. Allora, KFADDD, buonasera Dario, buonasera Alessio. Papa Delso, ciao Dario, che mi dici del naso? Io quando sento colpi sul naso sono sensibile come una cacca. È normale? Il naso, tu è condizionato? Il naso va rotto? A me, allora, intanto leviamo se sta cosa che il naso va rotto. Se si rompe bene, ma non cerca che va rotto. Guardate, proprio stasera, un ragazzetto, porello, boom, preso una crocca, era pieno di sangue, però voglio dire, se cade l'allenamento va bene, ma non è che lo devo rompere apposta. E poi non è detto che si rompi. Cioè, se vuoi rompere come entri in palestra dopo 30 secondi, come non se vuoi rompere per una vita, che magari proteggi bene e ti arrivano tutti, cioè l'occhio, i zigomi, però il naso rimane intatto, non è detto. Però il condizionamento del naso non c'è, il naso una volta rotto è rotto, ok? E il problema del naso è quando viene toccato già solo con una schicca le lacrime gli occhi, ciò come arrivi in pugno, insomma, come arriva una bella crocca si sente. Allora, sette da sei. Dai, io sono di Lugano, tre volte a settimana pratico SSS, martedì, giovedì, sabato pratico Sandà. Bello anche il Sandà, bravo, bello anche il Sandà. Più Cavallaro che ricorda il regolamento, Mister Giuca. Ah, buonasera, buonasera Mister Giuca. È sempre un piacere seguirti. Cosa ne pensi del cross training come preparazione fisica? Ottimo, ottimo. Anche se andrebbe, cioè per il sport combattimento, per qualcosa inerente al combattimento, andrebbe modificato in piccoli pesi con spinta esplosiva, però buono. Allora, dunque, Ale Conidi,
ora debba andare. Comunque sappi che quando ho scoperto il tuo canale ho imparato tanto e la cosa che ho trasmesso ai miei cari, sempre occhi aperti, che ti fanno anticipare le situazioni critiche. Bravo. Grazie a te, Ale. Grazie. Un abbraccio a tutti quanti i tuoi. Allora, Daniele Volterra mi dice: io faccio gramma K, però non capisco perché molte volte quando magari con amici per scherzare facciamo sparring non riesco a deviare i pugni come in palestra. Bella domanda, Daniele. Perché il compagno tuo in quel momento, cioè l'amico tuo, non collabora. Perciò io ho tirato ogni direzione. Invece il compagno tuo in palestra per allenamento te li asseconda. Questa differenza, Daniele. Alessio KFA mi dice: Dario, dobbiamo smascherare tutti i truffatori che vendono corsi di peso personale, che mettono a repentaglio la vita delle persone. Bisogna fare qualcosa, lotterò sempre contro i truffatori. Grazie, su questo io, grazie per il sostegno. Il mio obiettivo è quello di, ma manco, non ce l'ho con i truffatori, ma cerco di fare chiarezza, ok? Perché sennò sarebbe una guerra continua. Stefano Corbi: in una situazione improvvisa, come trasformare la paura in panico, in adrenalina, se si può? No, adrenalina viene comunque, la paura ce l'abbiamo tutti, soltanto bisogna capire come gestirla, perché è una nostra alleata. Cioè, una nostra alleata intendo che deve, la paura ci fa tirare per esempio i colpi più sicuri, non ci fa tirare dei colpi strani tipo a giro, faccio un esempio, ok? Se inizio a ragionare così riuscirete a dominare il vostro corpo, ma a gestire la paura. Perché la paura ce l'abbiamo tutti, non c'è un individuo che non c'ha paura. Chi lo dice, dice stronzate. Allora, Giuseppe Asta: hai programma stage in Sicilia? Sì, e siete pure miliardi, Giuseppe, miliardi, da Palermo, Catania, però non si riesce a trovare una location. Tutti che partono facciamo, si riesce a trovare una location. Io sto a Roma, e lì non posso trovare una location io. E se si trova una location, facciamo una data e vengo in Sicilia. Non c'è problema, anche perché è una terra che a me piace tantissimo. La Martino Salaris: buonasera, buonasera Martino. Bronzenborg: no, non sono suo allievo. Ho fatto solo a botte una volta. Con lui? Con lui, Bronze? Alfredo Farino: ragazzi, il volto non è condizionabile. No, esatto, tra parentesi, non è se palle all'occhio a prendere dei pezzotti. Cioè, si abitua, tra virgolette, manco si abitua, ma li zigomi a forza di cicatrici, però comunque si aprono, cioè. Manuel Filardo: ciao Dario, ciao. Allora, Bronze forse, ma poi non mi piacciono queste fazioni, lui è una persona e io ne sono un'altra. Sì, certamente, questo sicuramente, sicuramente, ma infatti vedi, io ti accolgo nel mio canale, non ho bisogno. Tu prova a dire che tu stai adesso nel mio canale, sul suo canale, guarda se ti accoglie sempre o ti iniziano a piangere fino a farti sentire così piccolo piccolo. Rifletti. Alessandro mi dirà: ciao Dario, qual è l'argomento della serata? Allora, è le due velocità reali. Nahuel: io in casa sto formando nel garage una palestra, però ho visto su YouTube che ci sono i vari tipi di sacchi, ad acqua, sabbia, c'è la differenza c'è tra questi tipi di sacchi? Diciamo che quella d'acqua, l'ho provato proprio l'altro giorno, simula un po' il corpo umano, ma in realtà io preferisco quello tradizionale, di tale idea. Velocità reale e visiva. Ah, Pio ha risposto. Okay. Mauro Marcenaro: ci stanno i ragazzi russi che fanno azioni contro l'alcol e le vie spesso vengono alle mani. Sono dei grandi e sanno come fare. Li conosci? No. Oddio, dammi altri indizi, però no. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Dunque, Pappardelsi dice: ok, io sono quello del naso. Dici che il naso non va rotto. No, non va rotto. Se si rompe, si rompe. Se non si rompe, non va rotto. Ma uno che ce l'ha rotto come te, non so altri, non ne fa, fa male. Dice: cioè, nel naso rotto non si sente più dolore. Sì, perché dopo un po' diventa ormai cotto, cioè nel senso non c'è più il setto nasale. Però voglio dire, non è che va rotta apposta. Dunque, KFADDD: la gente non si riesce a capire che la sopravvivenza urbana è completamente diversa dall'esperienza di un operatore, specialmente di un militare. Esatto. Allora, poi... dunque, sette traslochi mi dice: Dario, che consigli dai a chi si vuole
prevenire furti e aggressioni in casa, come fare, soprattutto come agire. Allora, la famosa materia home defense è una materia che chiaramente deve essere associata ad altri aiuti, da un buon allarme, una buona disposizione dei mobili di casa, cioè tutto un programma che viene fatto, mettere degli oggetti, se non sono normato, mettere degli oggetti che mi possono essere utili, anche come soprammobili, okay, che ho a disposizione nelle situazioni più critiche. Diciamo che non c'è un consiglio preciso, c'è proprio una vera e propria, un proprio studio dell'ambiente in cui, della casa, insomma. Dunque, Cristian Lepore, buonasera. Antonio, Andrea Ongiano, buonasera. No, open defense, è home defense, io perché con l'inglese sono a schiappo, sapete, è home defense, è praticamente la difesa a casa. Si fa con armi da fuoco, se o sono titolato a una difesa personale, o eventualmente si fa con l'ambiente che abbiamo in casa, ok? Perciò bisogna spostare i mobili in una certa maniera, strategicamente mettere un allarme, mettere delle telecamere se necessario, se per esempio una grande villa, ok? E come riuscire a mettere tutti i mezzi elettronici a disposizione per evitare l'intrusione da parte di terzi. Dopodiché si passa a come gestire eventuali invasori all'interno di casa. Perciò si mette in condizione il capofamiglia, che in questo caso è sempre l'uomo, come agire in determinate situazioni, come per esempio settare il suo telefono in una certa maniera per riuscire ad avere immediatamente, chiamare i soccorsi, aiuto, ok? Oltre che purtroppo potrebbe trovarsi a fronteggiare l'intruso che entra all'interno in casa. Per esempio, in alcune case ci sono la camera dei bambini vicino alla porta e la camera da letto un po' più lontano. Si fa un'inversione, si mette la camera da letto vicino alla porta e la camera dei bambini più lontano, perché si presuppone che quando se senti che entra qualcuno, comunque i tuoi figli stanno già in una stanza separata. Insomma, c'è tutto un programma, si chiama proprio home defense. Allora, dunque... Ah, ok, Martino Salaris, mai sparare dentro casa. Ma questo è un argomento pesante, però. Sì. Poi, raga, questo è un argomento un po' particolare, poi casomai affronteremo in un'altra situazione, in un'altra diretta. Allora, non tutti sono portati per il combattimento in strada. Può essere, però tutti hanno l'istinto a sopravvivere. Non tutti sono portati per combattimenti in strada, forse su questo devo dare leggermente ragione, però tutti siamo gente che alle strette diventa cattiva per sopravvivere. Ce l'abbiamo in nato. Daniele Volterra, cos'è su cui ci abbiamo ragionato? Sono le difese da armi da taglio o da fuoco. Secondo me servono, ma solo al punto che sai di morire, perché se una persona vuole i soldi tu gli dai. Sì, però sai che c'è, Daniele, pure qua dopo si mascherano le stronzate, perché te spiego, faccio un esempio, allora, il coltello, l'attacco a rompighiaccio, che è l'attacco più potente che può tirare un essere umano in questa fase, con la spinta del corpo, ci sono alcune discipline che dicono metti il braccio, ok? Perciò mettendo il braccio, questa è la situazione, vedete? Allora, metti il braccio, metti a 45, chi ti dice metti a 90. Ok, allora, già se parliamo in termini di fisiologici, ok, l'angolo di qualcuno che tira in questa fase, che è molto forte col peso del corpo, l'angolo del braccio, quale sia, purtroppo ci si chiude contro. Ok, ci si chiude completamente contro. Se il compagno mi tira il coltello che poggia, è normale che non passa. Ma se il compagno vuole bucare, infatti ecco perché noi abbiamo sostituito tutto con delle boccette in plastica, perché così il compagno è libero di tirare dentro, perché se ti prende, si accartoccia o non fa nulla. Anzi, ricorda qui i deficienti che ridono, che dicono che ci accoltelliamo con le boccette in plastica, perché non capiscono queste storie. Comunque apro e chiudo. Perciò, detto questo, anche a livello fisiologico è una stronzata. Allora, però, che succede? Tanti giustificano dicendo, vabbè, lì tanto stai per morire, qualcosa devi fare. No, cioè, proprio perché stai per morire non devi fare un qualcosa che ti assicura la morte. Che ragionamento è? Allora, per tanti istruttori è una scusa per ributtare in mezzo tecniche di cacca vendibili. Capito? Questo.
Allora, bronzo e bomba. A breve un match contro uno tosto. Beh, io ti auguro, insomma. Ma dove, a Roma o a Napoli? Daniele Portella, ma se tu sai che ti potrebbe ammazzare, la puoi reagire? In che te riferisci? Però il discorso è pure vasto. Nino R, rieccomi. Mangiato, Nino? Che te sei mangiato? Io ho riso col tonno. Ciao, povera roba stasera. Alessandro vi dirà, ma se spari in casa non ti partono? Ragazzi, aspettate però, aspettate. Non prendiamo questo argomento stasera, se no ve posso rispondere. Ok? Perché poi ci sono tante leggende metropolitane che vanno sfatate. Ok? Allora, Giovanni, si può dire che è possibile raggiungere e vedere il movimento secondo i due punti in questione? No, a vedere il movimento di qualcuno che ci attacca, questo dice Giovanni, dimmi se ho capito bene. Tonino Maremmano, buonasera, buonasera Tonino, di cosa si parla questa sera? Parliamo di velocità reali, la visiva e la cognitiva. Martino Solari, c'è la possibilità di allenare la velocità di reazione istintiva? Certo, come no, come no. Prima ho fatto un esempio con un esercizio. Pietro Carraretto, ciao Dario, pratico Kung Fu da 10 anni, ma sono pienamente d'accordo con te. Grazie, grazie mille Pietro. Allora, The Giant, Bronze Bomber e Doenty Wilder. Ah, ecco allora, vedi, sì. Il grande Paolo, che è il nostro investigatore del team, è riuscito a trovare, vedi, il nickname di Bronze Bomber, che dice che comunque è Doenty Wilder. Ah, ecco allora dove aveva associato. Allora, no, combatto fuori paese. Bronzer, se tu stai in questa chat con noi e ti comporti bene, io non ho nessun problema, ok? E ti faccio anche gli auguri per il combattimento che devi fare. Mi raccomando, impegnati e cerca di portare il titolo a casa. Tutto qua, ok? Nino R, ho mangiato carne con purè. Buona. Allora, Rodolfo Marsili, ciao Dario, un saluto e mi confermi che la percezione del pericolo è fondamentale, al di là che possiamo strutturare bene per affrontarlo. Certo, Rodolfo, ma tu sei Rodolfo di Avezzano, lo so? Ragazzo, ci siamo visti giovedì? Daniele Volterra, secondo me, infatti, è quasi impossibile sopravvivere a mano nuda contro un coltello. Sì, o c'è degli oggetti da metterci contro e c'è qualche possibilità, ma a mani nude è proprio difficile. Giovanni, come se fossero una sola cosa, velocità reale e visiva. Sì, esatto. Guarda, ho illustrato all'inizio della diretta un esercizio, non so se hai seguito. Dario, reputi giusto fare un uso di armi contro un ladro che entra dentro casa? Mister Giuca, aspetta perché, ripeto, ci devo fare una diretta apposta, perché devo capire che termini usare, ok? Alfredo Forino, se non è un attacco improvviso dall'alto a rompighiaccio, solo dal punto di vista tecnico, sarebbe possibile accorciare la distanza e accompagnare verso il basso senza tentare di bloccarlo? Quando arriva a rompighiaccio, cambiare la direzione, cioè il concetto che tu mi dici lo conosco bene, che io chiamo sempre per linguaggio per tutti, il braccio che arriva è il treno, ok, e tu col tuo braccio devi cercare di fare il binario, cioè il treno può andare anche a 300 all'ora, però se il tuo braccio fa da binario, dovresti abbassarlo, cioè dovresti mandarlo nella direzione in cui vuoi. Il problema è la reazione continua dell'altro, cioè il problema non è questo, ok? Ma al fallimento di questo c'è questo e questo, ok? Capisci cosa voglio dire? Quello funziona se la coltellata è singola, uno, allora potrei deviare, diciamo con tanta fortuna, e se mi sgara un braccio. Però il problema è che lui buca in continuazione a ripetizione, ok? Perché ricordate che il coltello si divide in due situazioni, minaccia e attacco. Chi ha deciso di attaccare ha deciso di uccidervi e perciò non molla. Dunque, vediamo un po'. Tonino Maremmano, Dario, sto praticando box e savate. Bella la savate. Ho trovato una buona palestra in provincia di Chievo, a 20 minuti da casa. MMA ancora nulla. Bella la Savat, molto bella, c'ha dei calci bellissimi. Fabio Carisi, buonasera Dario, buonasera Fabio. Allora, Bronze Bomber dice: io mi cago sotto se uno con la lama mi viene contro. Siamo un due, Bronze, io siamo un due, ma penso pure tutti i ragazzi del canale hanno capito come funziona. Pietro
Cararetto, dare conosci di chio, sì. Se sì, cosa ne pensi? Che d'estomo se vedono, non si vedono sparring, se vede gente che va lì col casco della moto e lui pum, gli manda per terra. Cioè, se a me mi fa vedere in video, dove si mette il casco, i guanti e mena con gli altri e fa le stesse cose che fa quando sono fermi, allora è in grande, se no, stiamo sempre lì. Giovanni, hai spiegato un esercizio che porta a zero il TDR? Oddio, cosa intendi per TDR? Però, perché poi ci sono diversi termini, su protocolli addestrativi. Mister Giucca, hai ragione, l'argomento è delicato e merita grande riflessione. Sì, Mister Giucca, devo fare una diretta, partirò da usarlo perché può essere frainteso in pochi secondi. Alessandro vi dirà, Dario, è possibile riuscire quasi a captare certe persone pericolose? A me è successo parecchie volte, con i luoghi pubblici cerco sempre di osservare tutto e tutti. E fai bene, certo che è possibile, certo. È un rieducare a guardare, come no? Allora, vediamo un po'. Giovanni mi dice tempo di reazione. Sì, TPR e tempo di reazione. Aspetta, riprendo la domanda, Giovanni. Hai spiegato l'esercizio porta zero. Sì, i tempi di reazione, sì, sì. Prima, proprio all'inizio. Edoardo Dian, Kung Fu. No, è Kung Fu. Mo, non so che ti riferisci, però. Pietro Carraretto, io dico anche io. Ma di chi io insegna anche l'esercito della Corea del Sud? Sì, ragazzi, pure quando sono arrivato in Perù c'erano maestri che insegnavano, facevano rompere i tavoletti, sarti nei cerchi di fuoco, erano maestri di arti tradizionali e insegnavano la polizia. Però non era detto che quello che insegnavano era effettivo. Infatti, poi dopo si è un po' aperto un po' tutto. Non è perché dico sono arrivato io, ci mancherebbe, perché sono piccolo così. Però dopo si è cambiata via. Si è cambiato punto di vista su quello che serviva realmente, capito? Ok, bronze bomb, secondo me anche se allenati non ci si può fare nulla contro la lama, ma sicuramente bronze, sicuramente. Lama a mani nude non si può fare niente, tante volte manco che la pistola si può fare, da sicuro, perché con i test che abbiamo fatto, a 3 metri, con un coltello in mano e la pistola in fondina, lui il lancio, ok, nemmeno riesce ad addestrare l'arma. Se riesce ad estrarre l'arma mentre arriva, è capace che spari, ma non arrivi alla testa, perciò non si ferma subito, spari dal petto in giù, ok, che è morto, fa ancora 2 metri, ancora a forza di bucare. Poi, guarda dove siamo arrivati, se usi un munizionamento blindato, perciò che spari, che entra ed esce il munizionamento, invece di 2 metri fa ancora 3 metri, cioè immagina come siamo. Che tutti si pensano, eppure sparando, pum, finito. Non è proprio così. Vi ricordate il video che ho pubblicato? Allora, vediamo un po'. Nino R. Anni fa, seguito Q, era affascinato dai suoi movimenti, ma riguardando adesso mi accorgo che forse non è tutta questa idea sul combattimento. Saverio Leandri. Una volta per un semplice sguardo di sfuggita me ne sono trovati 2 contro. Lo so, capita pure molto spesso qua da me nel quartiere. Salvucci, sull'attacco di coltello c'è solo un modo per difendere, scappare, scalciare all'altezza del ginocchio, tentare la rottura dello stesso. Sì, però bisogna vedere pure quanto è bassa la lama, perché attenzione, tanti mi dicono, ma con il coltello nella mano io posso calciare così? Devo fare attenzione, ci sono i femorali, basta che viene tagliata un attimo, voi siete morti, è finita, Cioè, non è tanto buono calciare, occhio, Saverio, no, aspettane un po'. Tonino Maremmano, Dario, sono 1,75 per 72 kg. Ammazza, sono piccoletto. 1,75 piccoletto. Sono piccoletto nella strada. Cosa consigli ad uno diversamente alto come me in strada? Ho tanta esperienza nel judo, livello agonistico. Purtroppo il judo è una bellissima arte marziale, però cerca il contatto. E tante volte cercare il contatto con qualcuno in strada devi stare attento, perché può colpire oggetti contundenti. Alfredo Forino, non metto in dubbio, infatti ti chiedevo secondo la tua esperienza, ma se hai chiuso la distanza e continui di stargli sotto, poi una reazione al coltello, a rompighiaccio, una follia in estrema razza. Sì, no, esatto. No, ma io non era una critica da parte mia, era solo una spiegazione del mio punto di vista. Daniele Volterra, ho appena visto un video chiamato Sparring di Chio. Mi sembra impossibile, lui riusciva sempre ad entrare in quella guardia dell'avversario, anche se l'avversario aveva la guardia alta. Mi mandi il link, mettilo qua, così lo vedo, Daniele. Pietro Catarretto, concordo Nino. The Jump, sfada il mito del calcio basso contro le lame sui testicoli, mentre ti carica o non fai in tempo o ti travolge in buca. No, esatto, è quello che dicevo adesso Paolo. Stefano Corbia, buonasera, grazie del video, aspetto la difesa in casa, video promesso. Sì,
Sì, anche se non posso dire tutto, ragazzi, eh? Però sì, lo metterò. Alessandro, ciao Dario, certi insegnano che puoi fermare il coltello con la lama a mani nude e poi colpisci con l'altra mano. Chi sono sti fenomeni, Alessandro? Capocchio 1, è forte sto Rick, Capocchio 1. L'unica da difendersi dal coltello è tenere la distanza dal criminale per crearsi una via di fuga. Non stare attaccato al corpo a corpo. Anche se ce l'hai, poi bisogna prendere subito. La tecnica della lepre funziona sempre. Pietro Catarretto. Ok, Daniele, Kyo è un artista marziale micidiale, ma come combattimento da strada becca un po' per me. No, guarda Pietro, da quello che ho visto, ma pure su quello che vuole esporre, cioè tutti fermi. Boh. Paolo Canepa, esistono veramente le pallottole a frammento? Ci sono diversi tipi di ogiva. Molti di che cos'è l'ogiva? Perché non altri che chi non spara. Allora, il colpo è composto da, lo spiega al volo, ok? È composto da tre componenti, anzi quattro. L'innesco, che è dietro al bossolo, ok? Che è dove picchia il percussore e fa accendere la polvere da sparo che è dentro al bossolo. Cioè l'innesco, il bossolo, la polvere, l'ogiva. Allora, quando immaginate un chiodo, detto così volgarmente, picchia questo innesco che accende la polvere che è all'interno del bossolo, ok? Attraverso l'esplosione l'ogiva parte attraverso la canna che poi è elicoidale, prende potenza. Quel punto ogiva che esce, perché non esce tutto il corpo intero, ok? Perciò l'ogiva che esce è quello che arrega e va a fare danni, arrega danni, ok? Ci sono di diversi tipi, ok? Blindato, non blindato, piombo, non piombo, conico, tronco conico, cioè c'è sta di tutto. Ok, è proprio una vera e propria cultura le armi. Allora, Giovanni, io non ho seguito all'inizio, diretta, guardavo John Gotti su Sky. Comunque, la velocità reale è quella velocità che sta effettivamente esprimendo sulla velocità visiva e quella percepita dalla persona. Visiva e la cognitiva è il momento che il cervello trasmette l'impulso ai muscoli. Teggiante, di chi fa tutte le coreografie, ragazzi. C'ha ragione Paolo, in questo sono d'accordo. Giovanni, la diretta come vuole spiegare questi fenomeni correlati alla difesa personale? Aspetta, Giovanni, non ho capito. Allora, aspetta. Mi rifai la domanda, Giovanni, perché non ho capito, sono deligno io. Non me lo fa mettere. Allora, se poi mandamelo via WhatsApp, via mail. Paoletto FH, ciao Paoletto. Raffaele Mori, ciao Raffaele. Bronze Bomb, Dario, io per strada non faccio a botte, lascio perdere, ma questo non potrebbe limitarmi? Certo, a volte è capitato di farlo. No, limitarti, e cerchi di evitare i guai, non è limitarti. Cioè, cerchi proprio di evitare, Bronze. Cerchi proprio di evitare, la prima cosa è evitare, non cercarlo, perché la strada è diversa, capito? Meglio lascia stare. Oppure perché nel mio destro c'è la dinamite. No, no, alla ascolta. Quando fai un'organizzazione con qualcuno, tu le dai le non è che le dai solo. Fidati, che non è come su ring, tu non è che ne dai solo, c'è pure quello che risponde, ok? E strada la stessa cosa, c'è quello che risponde, pure senza attirà, anzi, tante volte è pure peggio. Infatti, io ti faccio un esempio: hai visto mai quando fai i guanti con qualcuno che è un po' più principiante, no? Che è poco, che è scordinato e ti fa male perché è principiante? Quello è quello di strada, ok? Perciò le dai e le pigli, perciò potresti darne tante e lasciarlo lì per terra in termini legali e problematiche, oppure magari lui che tira a te e ti fa dei danni, ok? Finché poi evita, poi se devi sopravvivere, sopravvivi, ok? Allora, sniper killer, dove... Aspetta, oddio, mi sono perso. Sniper killer, dove sarebbe meglio colpire una persona? Se ti difende la testa, la sala comandi, è l'unico. Genitali, però, insomma, l'unica sala comandi. Allora... aspetta, Mister Giù che mi chiede, contro una lama o scappi o cerchi in estremsi di controllare, immobilizzare il braccio che tiene il coltello, nel frattempo demolendo l'aggressore sperando di salvarsi la vita. Sì, però se c'è un oggetto da mettere in mezzo hai una percentuale in più, se no è proprio rischioso, perché tu colpisci e lui taglia. KFADDD, Dari, qual è la cosa più importante che ti ha dato il Perù? Figa esclusa. Siete tremendi, guarda. Che mi ha dato... più importante, mi ha dato anche gran parte di quello che sono adesso. Io ho insegnato, ma tante persone, le persone semplici in cui ho insegnato mi hanno dato tanto, mi sono messa alla prova, mi hanno fatto capire se realmente potevo insegnare e trasmettere qualcosa a qualcuno con una lingua diversa, una cultura diversa, in un paese dove è molto violento. Ciò mi ha fatto capire questo,
è stato proprio un esame con me stesso e poi tutto quello che ho studiato nel territorio a livello di violenza. Anche se tanti coglioni dicono che in quei quartieri non c'è violenza, non c'è niente, nessuno, no? Qualcuno che magari il viaggio in Sud America se l'ha fatto per altre situazioni, vanno a trovare le foglie, capite a me, ok? Che si vede pure dalle foto, le foglie, capito? Ma se hai frequentato i quartieri bene, perché se no, ditemi voi, avete mai sentito che si parla bene, che non c'è tutta rose e fiori in Sud America? Avete mai sentito una cosa del genere? No. Però ci sono i coglioni che devono aprire bocca e dargli fiato. Allora, Edoardo Dian, dunque, quale chiamiamo lo sport di combattimento hai praticato di più nella tua vita? Allora, sport di combattimento intendi da box? Beh, allora, io ho fatto sì, un po' di box, un po' di kick, sono passato anche alla Muay Thai. Poi proprio ho deciso di riavvicinarmi però ai professionisti per l'MMA ed è quello che mi piace più di tutti e che pratico tuttora attualmente a oggi. Però al Gloria hai la fortuna di fare anche lezioni pugilato, lezioni Muay Thai, lezioni di MMA, lezioni soltanto di BJJ. Insomma, hai la fortuna di lavorare in tanti ambiti, ok? Allora... The Giant, un minimo di timing, riflessi, colpo d'occhio, velotano, gli sport a ring in strada, sì Paolo, sì, un minimo, ti danno il mirino, quello che pam, riesce a entrare, però, aspetta, dipende sempre dallo stress che hai addosso, ok? Perché se è una cosa improvvisa è diversa da una cosa annunciata, se io spingo una cosa annunciata, cosa vuoi? Vedi, inizia a spingere, no? Inizia a dire parolacce, ma questo, ok, è annunciata. Allora c'hai un effetto migliore. Se invece hai l'effetto sorpresa, una spinta, un colpo, qualcosa, devi recuperare, che il tuo cervello si sta chiedendo ancora il perché sei stato colpito. Ed è difficile di reagire al momento. Dunque, vediamo un po', andiamo. Antonio Andrea Uggiano. Ho fatto uno stage con Lior, sì, lo conosco. Arimi, diceva che davanti a una lama bisogna scappare. Ci ha fatto fare esempi, non esiste il disarmo. Comunque ti chiedo, sia diverso il tuo MDCM dal Krav? Beh, noi veniamo dal Krav Maga, però a oggi del Krav Maga ci sta ben poco all'interno, proprio poco, perché il Krav Maga purtroppo ha comunque tecniche codificate, cioè da presa A, soluzione B, uguale per tutti. Quando invece ogni persona, per le sue doti fisiche, cioè per la sua altezza, il suo peso, magari è più bravo di braccia, meno di gambe, per lo stato emotivo del momento, non può fare la stessa tecnica che fa un'altra persona. È difficile. Parlo di tecniche elaborate, non di colpi. Che anche nei colpi, se noi facciamo un esercizio sotto stress e mettiamo due volte il focus nello stesso punto, due persone che sanno tirare gli stessi colpi in quella situazione erano due colpi diversi. Dunque. Bronze e bombe, quindi dovrei comportarmi come sul ring. Che intendi, Bronze? Alessandro Pirà, Dario, io personalmente penso che se tutti fossimo coscienti di insegnare i metodi tipo i tuoi, non pensi sarebbe meglio anziché imparare sempre ginnastica fin da piccoli? Ma guarda, io una cosa che farei, che sto tentando di fare con i municipi, con le situazioni, è cercare anche di fare delle lezioni dai più grandicelli, dai 12, fino a... far capire che la violenza è una cosa brutta. Far capire che la violenza affascina in un primo momento, ma purtroppo dopo quello che ti dà sicuramente sono delle brutte situazioni. Questo è molto importante, perché purtroppo è come quando vediamo, no, i fiction, no? Io tante volte parlo con i ragazzetti, ha visto la fiction, ha visto quello era matto, rispettavano tutti, quello era il boss, e io dico sempre, sì, però che fine ha fatto? Cioè, beh, dopo è morto alla fine della fiction, ecco, tu ti guarda alla fine, non ti guarda quando comandava, tu ti guarda alla fine, e questo è il mio messaggio che do sempre. Allora, nessuno. Aspetta. Buonasera a tutti. Master Dario, sono d'accordo che l'unico vero modo di scemare le cose applicabili delle quali non sia allenarsi con le professioni verso qualcuno non collaborativo a contatto pieno. Eh sì, è questo, impari i tempi. Dunque, Raffaele Mori, cosa ne pensi del Silat su Fiambaladiri? Uff, su Fiambaladiri non mi torna. Cioè non mi torna perché non lo conosco. Silat, bellissima arte marziale da vedere, coreografica molto bella, però cioè, prima di tirare un pugno tutti questi movimenti che hai mani, tiri il pugno e finito.
però per carità, è una bellissima arte marziale, però se mi stai chiedendo se applica a blister, ti dico di no. 12-12, Dario, si vanno a prendere il... Peyote, questi in Sud America, adesso ho capito. Esatto. Pio dice, lasciamo stare in Sud America, ragazzi, ha ragione, Pio, dai. Daniele Volterra, Dario, ma secondo te la guardia è meglio a mani aperte o a chiuse? Ma diciamo che quello non è che fa tanta differenza, il discorso che nell'MDCM ce l'abbiamo aperta per gestire il preconflitto, però diciamo che non è fa tanta differenza, cioè fa differenza a livello visivo perché fai capire, cioè se mi parli a livello tecnico di combattimento, cioè così o così, cioè, tanto devi colpire. Il discorso è che invece chi vede da fuori le mani aperte in questa fase, l'altro aggressivo percepisce che c'è uno che non vuole litigare e uno invece che vuole litigare. Dunque, io sono stato in Sud America e in Africa a fare il missionario, già te l'ho detto, e questo non me lo ricordo, bronzo. Missionario, bravo, bravo. Sud America dove sei stato? La Daniele Volterra, Pio Cavallare, non trovo il numero. Allora, hai il mio numero, Daniele? Allora, Edoardo Dian, ciao, grande, grazie. Grazie a te, Edoardo. Guarda i video di Dario e li trovi, aspetto. In caso che lo dica qui, sì, il mio numero è 340 89 15 227. Paolo Canepa, Dario, non voglio fare lo spiritoso, ma il colpo sotto al fegato può funzionare davvero in strada? Pronuncia giusto è Canepa, con accento su prima. Ma ogni, colpo al fegato, sì. Perché no? Però poi dipende, ci sono pure persone che sotto effetto dell'alcol e stupefacenti, i rigazzotti al busto, sentono un cazzo, magari gli hai sfornato le costole, ma non sentono niente in quel momento. Perché se voi pensate già un colpo di pistola, comunque va avanti, immaginate se un solo colpo va al fegato, potete piegare. Come potreste piegarlo? Dipende sempre dalla persona, della forma, se è di ossature, se c'è un certo strato di grasso, perché tra l'altro sapete, quando colpite, il grasso potrebbe fare da cuscino. Allora, andiamo sotto un po'. Nino R, purtroppo per colpa di una di queste fiction molti nella mia zona diventano montati di testa. Oppure qua, Nino, figurate. Giovanni, Master Dario, quello che sto cercando di chiederti è se siamo più lenti come dovremmo essere? La velocità reale, quella a cui sono abituato, non viaggia sullo stesso binario di quella visiva. No, appunto devi fare questi esercizi, ok? Che ho illustrato all'inizio, Giovanni. Riguardo la diretta, tanto io la salvo, non la elimino. E dove spiego il perché, no? Devono essere un qualcosa di... Perché tu non ti sembra, ma tu già quando guidi hai la velocità visiva e cognitiva. Ok? Che la visiva è normale che arriva in un primo impatto, perché acquisisci, no? Immagina tu stai guidando, quello di fronte a te frena, si accende lo stop. La velocità visiva è che tu capti lo stop acceso e la cognitiva è quello che anche tu freni, ok? Però questi si possono accorciare. Infatti tanti ragazzi dei miei mi dicono che hanno dei riflessi in più nella guida, in realtà hanno solo accorciato queste reazioni, questi tempi. Nessuno dice, tanti fanno vedere che le tecniche funzionano provandole sui allievi bardati che fanno gli aggressori, ma le correzioni non dovrebbe indossare il fa la vittima. Così non c'è sudditanza psicologica. Sì, anche questo è vero, però manco possono morire. No, il problema non sono questi, sono quelli che si mettono al casco, però magari cascano per terra al primo colpo, che comunque fanno finta che vengono colpiti, ma cascano comunque. Cioè, ed è una stronzata. Allora. Dunque, effetti traslochi miei, Dario, lo spazio vitale che prendono in giro, riferito a voi dell'MCM? No, noi lo spazio vitale non ce l'abbiamo, sta stronzata, no. Non esiste lo spazio vitale. Infatti, perché questi poi fanno tutto nel ben fascio, ma non conoscono realmente cosa che dicono. Allora, ti metto in crisi. Bas Rattner nelle sue battaglie tirava colpi a mano aperta, sostenendo che nel pancrazio senza guanti il colpo e il palmo è meglio. Tu senza guanti usi il pugno e il palmo. Allora, io ho una teoria, no? Nel senso, per me il palmo a mano aperta, il famoso palm strike, è molto efficiente, ok? Pure il pugno, dipende come si tira, perché se si tira male, le ultime due nocche, queste sono sensibili, perciò si deve tirare in questa parte. Infatti vanno quasi girati i pugni. Quanto è vero? Se no, non esisterebbe la BKB,
la box a mani nude. Però, attenzione, tanti dei miei preferiscono tirare diretti, non a pugni chiusi, a mano aperta. Facoltativo. Eppure è vero che se tiri un colpo a mano aperta su un muro cemento armato, se lo tiri alla stessa potenza con la mano, con un pugno te pompi. Questo sì, è vero. Giuseppe Salomone, ciao Dario, sono tornato adesso dalla palestra. Hai notizie se il seminario almeno si svolgerà a febbraio, di sabato e di domenica, sempre complimenti. Ciao Giuseppe, sì, a febbraio te lo confermo, sarà di sabato. Sì, sarà di sabato sicuramente. Però a febbraio, mo a breve mi danno conferma della location e mettiamo la data. Fernando Sciamane, buonasera a tutti, buonasera Fernando, Tonino Maremmano. Dario, io ho una grande passione che è la caccia. Oltre al tiro, siccome vedo che sei fan di armi da fuoco, a te piace la caccia? La caccia no, la caccia non sono d'accordo, però le armi è il mio lavoro, sono responsabile nazionale del settore di rassegna dell'Opus del CONI, e perciò le armi insomma è il mio lavoro, anche che è una passione. Sente la sua, bella la caccia, a me piace tanto, vorrei tanto iniziare anch'io. Lasciamo da parte l'estero gentilmente, ok. KFD Torino. Tonino, sei di Roma? Conosci qualche riserva vicino a Roma? Ah, regà, ma di che parliamo? Dalla caccia, oh, dai, su, buon in attimo. Nessuno. Comunque oggi riflettevo che il fatto di denigrare un argomento, in questo caso la vita personale, scernendola, sia il classico modus di chi è chiuso mentalmente. In che senso? Nessuno, fammi capire meglio, non ho capito. Niente domande delle armi adesso, mi dispiace. Ok, Alessandro Pedra, purtroppo anche qui in Ligure ci sono molti che vogliono imitare personaggi da film e usano armi vari per fare i furbi. Immagino. Allora, Alessandro Pedra, ok, scusa Pio, Ghostita 12 AS, buonasera, ti chiedo dal momento che porto avanti un gruppo al quale insegno Gramma. Allora ti chiedo, mi consenti di basare qualche lezione sul tuo sistema mostrando qualche video? Certo, certo, come no? Ma mi fa piacere, un enorme piacere, anzi fammi sapere come ti trovi. Ci mancherebbe, io sto qui per diffondere, non per tenermelo. Non è che dico, devo venire io e mi devi pagare. No, io sto qui per diffondere. Se il mio video ti può essere d'aiuto in un altro gruppo, ne so più che felice. Anzi, sono contento, fammi sapere come va. Come no, figurati. Giuseppe Salomone, perfetto, grazie. Proverò a mantenermi libero i sabati. Eh sì, sicuramente Giuseppe, tanto comunque mo a breve esce tutto. Allora, Daniele Volterra mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, perché ho WhatsApp collegato al PC. Allora, dunque, nessuno. Con lo spazio vitale scadiscono un punto fondamentale, e che cioè la difesa personale è più che altro una questione di prevenzione di eventuale pericolo. Infatti è gestione dell'emergenza. Sì, diciamo gestione del preconflitto, il conflitto, insomma, è vasto. Paolo Rossi, buonasera Dario. Allenarsi in acqua potrebbe migliorare la velocità dei colpi? Oddio, sai, non ho mai provato, Paolo, ti dico la verità, però nell'antichità si faceva. Si faceva, non l'ho mai provato. Marco Barbieri, uso armi e spesso volentieri, ma odio la caccia. Vabbè, ragazzi, questi sono punti di vista questi, però. Giovanni, intuizione e prevenzione, sentire l'altro che vuole colpire, così secondo me si accorcia allo 0,1 di TDR. Fondere la velocità reale con quella visiva, che viene a non produrre lo stimolo. Anche, sì, anche. Questo è uno dei fattori che puoi raggiungere, sì. KFADD. Dario, ma Emanuele Vaccarini si allena da voi? No, Emanuele Vaccarini è un mio amico, lui gira varie palestre di Roma, però è mio amico, insomma, siamo sempre in contatto. Daniele Volterra, ti ho inviato il video del DK? Sì, guarda, mi è arrivato, ho detto adesso in diretta, perché c'ho WhatsApp collegato al PC, e me l'ha detto qua. Infatti, dopo, appena chiudo la diretta, vado a dare un'occhiata. Allora, Ghost, 12 AS, perfetto, ti ho contattato su WhatsApp in questi giorni per chiederti se terrà uno stage qui a Napoli, mi ha detto a maggio, ci sono maggiori dettagli? No, ancora no, però maggio rimane come mese di riferimento. Al limite, se tu hai un gruppo possiamo organizzare come vuoi, sono a disposizione, quando tu ritieni opportuno sono qua. Fernando Sciannamea, quando fa uno stage in Puglia, maestro? Dario, chiamami Dario. Fernando, pure in Puglia è poco, ma la Sicilia, ma cioè in 2000, pure da Bari in 2000, ma nessuno amicelario, questa è la location, il tuo costo lì alla location devi pagare la location a questa cifra, perché voi sapete chi trova la location, mi trova il punto, poi io contatto la location e pago io il centro dove facciamo tutto. Però attualmente tutti sono tanti, però nessuno vuole
mi aiuta. Paolo Rossi, noto che tanti vanno fuori tema. Ogni tanto sì, scappa Paolo. Detective 04, cosa ne pensi della gente che usa i coltelli nelle risse? Che te devo dire? Cosa ne penso? Sono dei merda, tutto qua. Sabri Amaro, eccomi, ce l'ho fatta questa volta. Ciao Dario, ciao Sabri. Tonino Maremmano, Dario, verrai mai a Chievo? Ti prego, dimmi di sì. Se mi inviti vengo domani, scherzo. Sì, possiamo organizzare, perché no? Non ci sono mai stato poi a Chievo, come no? Paolo Rossi, un pugno girato da Geek, potrebbe essere una rissa urbana? Pugno girato di cent'anni di Backfist? Che poi la Geek non c'è la Backfist, però che intendi, pugno girato? Paolo Rossi, aspetta. Raffaele Mori. Raffaele Mori mi dice, Dario, ti faccio ridere per fargli capire la pericolosità del coltello ai miei allievi. Ho fatto vedere i tuoi video col maestro Tomaselli. Chiunque mi incontra per strada... dice, facciamo la foto, cioè, il maestro Tomaselli, ho fatto diventare la star il maestro Tomaselli. Sette la Slavi, ti posso contattare privatamente sul numero che dai? Certo, Sette la Slavi, certo mi può contattare. Alessandro vi dirà, chi usa le lame negli scontri sono miglia a un teppista. Fedo Forino, Dario, sarebbe bello se facessi un video sulla difesa da coltello con un oggetto improvvisato come uno zaino. Sì. Sì, lo farò. Vi farò vedere degli aiuti. Ma non è un risultato che dà la vittoria. Andrea Russo, hai visto il video rissa di oggi a Trieste? Due anziani tengono botta contro due migranti immobilizzati. No, non ho visto Andrea. Mandamelo, sono curiosissimo proprio. Grazie Andrea, mandamelo. Nessuno mi scrive. Master, mi riferivo a chi purtroppo prende il culo per culo l'argomento di vita personale. Questi invece di farlo potrebbero cercare di ascoltare e osservare per capire che non sono tutti cazzari. Vabbè, ma questi qui che prendono in giro queste situazioni è perché gli conviene, devono fare adepti, devono creare nuove maniere di parlare, sai, sti nomignoli, ste cose, devono, perché poi i canali loro sono poveri, cioè devono cercare di inventarsi strozzate, che ne so, come io dico oggi che vi parlo del joystick per giocare gioca mio figlio. Allora, questo joystick è forte perché mi ricordo da ragazzi, cioè che canale è, ok? Oppure quelli che attaccano sempre alla stessa situazione della difesa personale, perché quando attacchi la difesa personale c'è un argomento di cui parlare, tutto qua, ma non mandano niente di costruttivo. Allora, Giovanni, grazie mille Master Callarà. Giovanni, chiamami Dario e ti ringrazio io a te. Luca Bertoli, non possiamo parlare di armi, stasera no Luca, le armi no stasera, perché devo fare una diretta particolare con le armi. Giovanni Bonninuit, again in francese. Nino R. Dario, io vorrei, ma non sono più allievo di quella question, quindi ho difficoltà a chiedere di invitarti. È una palestra dove hanno fatto il box da Giovanni. No, ma noi non ci devono invitare, eh? Una location in affitto, una sala, di quanto costa e saldiamo. Non ci devono invitare, poi organizzo tutto io. Nino R. Dario, io vorrei, ma non sono più allievo. Ah, ok, ho letto Paglias Basito. Dario, sono di Altamura, a Bari. Farai qualche seminario in Puglia? Guarda, vedi, già siamo in due, pure il ragazzo sopra l'ha scritto uguale. Sì, se troviamo la location io in Puglia ci vengo, anche perché insomma sarei proprio curioso, mi piace. Sabri Amaro, Dario, io in una rissa posso usare l'albero di Natale? Sì, però prima di levare le pallette. Allora, dunque, Paglias Basito, aspettate, Paglias Basito mi dice Dario, io ho una lama lunga, la nascondo tra le gambe, sembra altro, ma non è quello che sembra. Quando parte non si ferma più. Madonna. Dario, non pensi che la troppa immigrazione sregola causa di tanta criminalità multietnica aumenta la criminalità in Italia? Ragazzi, questo è un argomento che qui è un po' delicato. Continuiamo sul nostro argomento, Paglias. Antonio Esposito, conoscere il pugilato può essere utile in una rissa? Beh, comunque almeno i due pugni si dirà, e quello sì, sicuramente potrebbe essere utile, però potrebbe funzionare come non funzionare. E poi una rissa, attenzione, perché quando si parla di rissa non si parla di uno, perciò sempre limitato. Sabri Amara, ma la lama contro l'albero di Natale? Ragazzi, dai. Paolo Rossi, mi hai saltato sopra, Dario. Che avevi scritto, Paolo? Ah, pugno girato, intendo. Quello che gira tutto il corpo.
Avanti, il pugno è diretto destro, non ti riesco a capire. Spiegami meglio. Vabbè, so io un po' rincoglione, oggi ho preso un sacco di botte, però. Spiegati meglio. Oh, nessuno. Oggi, ad esempio, guardavo un video di Dai Gille che spiegava una cosa molto interessante, cioè gli aspetti psicologici quando si viene aggrediti, cioè divido il commento in due. Oh, ok. Tonino, Dario, che esercizi fate voi nell'MCM per migliorare la reattività e i riflessi? Ci sono diversi protocolli. Uno è quello che vi ho illustrato prima e poi ci sono degli esercizi sotto stress mandando le pulsazioni, alzando le pulsazioni, creando un disorientamento e cercare di colpire. Oppure il famoso push reaction, che è un esercizio in cui devi colpire, allora, rimani sempre al centro ad occhi chiusi, vieni colpito, che ne so, dal lato sinistro e devi colpire col braccio sinistro, ok? Questo perché? Perché secondo il principio dell'economia del movimento, se vieni colpito da sinistro, il primo braccio si muove il sinistro, non è il destro, che ci impiega troppo tempo. Perciò si chiama push reaction. Allora, Ezio Uditore, se ti aggrediscono in quattro persone, come difenderti? PS, sei il migliore. Grazie, Ezio. È già difficile uno, Ezio, con quattro è difficilissimo proprio. Difficile. Ragazzi, è difficile. Difficile, difficile. Proprio. In due potresti tentare di allinearli, vi spiego. Anche nel gestire, nel parlare, due persone vengono sì, devo cercare di allinearli, spostandomi per allinearmi, lì devi colpire uno perché arsia di fuga, ma quattro in quattro gli scappati in via, perché se riesci purtroppo sì, se no te dico via e ti cerca di picchiare il più che puoi. Allora, dunque, Nino R, forse hai capito che il pugno intende quello che si vede anche l'MMA, forse giri a 360 gradi e del pugno. Ma lo spin back fist, dici tu. Qui si chiama spin back fist. Ghost Italia. Nel caso di una rapina nel traffico, entrambi i rapinatori indossano il casco sotto minaccia di pistola. Come consigli di difendersi? Dagli tutto. Ghost, dagli tutto. La rapina, dagli tutto. Pistola, casco, dagli tutto. Lascia stare, vale la pena. Snapper kill, contro 4 scappa. C'è ragione. Saverio Leandri, è il suo auditore, correre veloce pure. Paglia Sabasidario, perché non vuoi parlare del problema dell'immigrazione e quello dei problemi in cittadinario e quanto guarda criminale? Perché pure quello è un altro argomento. Io devo, ragazzi, sono argomenti sottili in cui bisogna parlare in una certa maniera, perché qui viene travisato tutto quando si parla, ok? Bisogna stare molto attenti, che se parli in una maniera diventi razzista, se parli in un altro diventi fio di fiori, cioè bisogna un attimo, capite? Pagliasso basito, non curarti delle zecche. Alessandro Piterà, Dario, ma come si fanno a mettere certi video come quelli che hanno proposto un Facebook nel tuo profilo? Quale? Ah, quello del coltello sotto la gola, Madonna, mamma mia, guarda che roba. Ho visto anch'io, cioè un suicidio annunciato, quello metto il coltello qua, lungi dalla testa, madonna, guarda. Perché il coltello è di legno. Luca Bertoli, non fare il modesto, 4 mi meni sicuro. No, te sbagli, Luca. 4 mi menano sicuro. Fidati. È dura, è veramente dura. KFADD Paglias, non si sa mai, ci sta qualche zecchina. Raga, boni, cavoli via, boni un attimo. Saverio Leandri, una volta io e un mio amico ce ne siamo trovati 16 intorno. Ma cazzarola, tosta, eh? Nessuno si deve lasciare l'ego da parte e pensare che si deve sopravvivere. Esatto, è l'unico modo per avere un approccio mentale giusto all'altro della cosa che fanno gli animali in natura. Paolo, Dario, fossi una donna con te mi sentirei protetta. Ti ringrazio, Paolo. Che te devo dire? Oddio. Non so che dirti. Non so che dirti. Mi è stata detta sta cosa, ma in realtà sono una persona normale come gli altri. Questo non ho cose particolari o doti particolari. Allora, Saverio Amara dice: la difesa da coltella è il bastone, grazie a Dio noi uomini lo abbiamo. Dai! Daniele Volterra, Dario, io devo andare, mi hai fatto la salata, grazie. Grazie a te, Daniele, grazie a te. Ma appena posso guardo il video e ti do il mio giudizio. KFA, il mio giudizio, il mio parere. KFA, in strada ne fa male uno, appunto. Esatto, Ale. Matteo,
Benedini, purtroppo spesso è più pericoloso pensare di sapersi difendere pur essendo minimamente competenti che non sapersi difendersi affatto essendone consapevole. Aspetta, ma te, che la tu rilegge, che è 11:30 di sera, la tu rilegge. Allora, purtroppo spesso è più pericoloso pensare di sapersi difendere pur essendo minimamente competenti che non sapersi difendersi affatto essendone consapevole. Esatto, sono d'accordo. Manuel Muro, contro gli avversari, l'unico è scappare e pregare che non ti beccano. Un saluto. Beh, questo è vero. Alessandro Vidra, lasciamo perdere la politica, altrimenti ci andrebbe qualche ratto di fogna che fa il furbo come voi. Boni, boni, raga, boni con sta politica, boni. Boni, Alessandro, volete Bono, che già ho capito dove andare a parare, boni. Paolo Rossi, io ho visto i tuoi video, Dario, sai come colpire in meni forte. Beh, l'esperienza mi ha portato a capire come cercare di arrecare danno prima che ti arreghino danno, però, che dire, non è tutto, non è detto che se c'è un buon colpo e se hai molta cattiveria tua possa avere la meglio, e questo è da sfatare il mito. Antonio Esposito, è possibile disarmare i garage? Sì, come no, levando il caricatore, al volo, anzi ho visto gente che direzionava la linea di fuoco, girava il fucile e lo riprendeva in mano. Virgilio Montalbano, ciao Dario, mi voglio congratulare in primis per il lavoro che svolgi su YouTube, l'unico programma serio per quanto riguarda la sopravvivenza in strada, PS. Farai uno stage a Foggia? Sì, mo vedremo un po', ce ne siamo riusciti, devo trovare una location e vi comunicherò a livello proprio anche video e multimediale quando, se troviamo sta location. Sabbia Mare, in sostanza, per difenderti devi essere Bolt. Ezio Editore, Dario, come si fa a prevedere se qualcuno ti vuole accoltellare? Di guardare le mani. Guardi le mani e ricorda che chi ti vuole accoltellare comunque non si materializza lì, ma deve venire verso di te. Se te ne accorgi quando ormai sta a quarsi, gli occhi ce l'hai qua, e il gioco è quasi finito. Dario, come si fa? Ah, no, aspetta, Saverio Leandi, 16 e non c'era un vero proprio motivo, altrimenti mi trovo davanti all'esercito. Ah, ok. Yuri, buonasera maestra, a domani. Oh Yuri, a domani, alle ore 15 ti aspetto. Allora, rieccomi, manco per 4 minuti succede il disastro in chat, Pio. Pio, sì, no, ci siamo calmati, dai. Massimo Pascapè, secondo te quanto conta la differenza di peso in strada? Beh, molta, perché comunque arrivano. Il problema è che non puoi scegliere con chi combattere. Sabria Para, sto praticando calisthenics. Ti piace? Sì. Però ancora sono ignorante in materia. L'ho visto al Gloria, c'è un preparatore, un ragazzo molto in gamba. KFA di Dia, ammazza da, è pieno dei pugliesi che vogliono stage. Sì, c'ha ragione a lei. Infatti, ora devo un po' di fallo. Perché in tanti, ripeto, visto, non dico bugie, sono in tanti miliardi, però poi quando dobbiamo trovare la location è un po' un problema. Omar Maubesit, mi hanno minacciato di aspettarmi davanti a scuola. Che faccio? Intanto, che scuola è? Di che scuola parliamo? Luca Berto, comunque uno preparato come te, quattro persone che non sono nel mestiere, la mena veramente, secondo me. Luca, e che ti dico? Speriamo che non mi capita. Se mi capita, c'ho i bozzi, ti dico che mi è successo. Perché è successo solo due volte, varano due, e sono riuscito a gestirla un po'. Una volta con una via di fuoco, di fuga, scusate, e invece una volta quando sono allineati, il primo l'ho preso, ho messo sotto, ho tentato di colpire, l'altro se n'è andato e l'ha lasciato là. Però sono stato molto fortunato. Però so che due è già stato difficile, quattro ci massacrano. Paolo Rossi, Ezio Editore, ne ha parlato tante volte, Dario, si chiama modus operandi, sì, esatto. Raffaele Mori, io penso sempre, se io fossi contro due o tre persone come me, perderei di sicuro. Pensarla così è un buon modo per evitare tutti, ma vanno evitati i conflitti, ragazzi, vanno evitati. Cioè, anche se tu pensi di saper gestire quella situazione, non la devi cercare, la devi evitare a prescindere, è proprio la regola primaria. Suicide bike, influenza, io stacco per riposare, Dario, un abbraccio e buona serata a tutti. Suicide, riguardati e vai con tachipirina 1000 e il gioco è fatto. KF, Dario, ci hai il Puglia fan club, sarebbe carino, sa? Forte, saranno fatti miei ciò che stavo facendo. A Pio, perché ti chiedono che stai facendo? Vabbè, Pio pure ogni tanto durante al bagno, però. Lorenzo Sia, diciamo Dario, la vecchia reflex ball, come la vedi? Ti pare utile per i miei riflessi e velocità dei colpi? Come no? A me pare utile, sì.
Paolo Rossi, più cavaliere, deve essere sempre presente. Paolo Rossi di bacchetta, io. Estremi Rimedi Milan, grande Dario, da ex predatore. Grazie. Allora, Sabria Mara, 4 contro 4 sarebbe della... 4 contro 4 sarebbe bella, pensa. Senza squadre tutti contro tutti. Se è un torneo, vabbè. Paolo Rossi, Dario, volevo chiederti il punto più vulnerabile oltre all'organo genitale. La gola. La gola, perché un uomo senza aria non può vivere. Tonino Maremmano, Dario, nell'MDCM che guantoni usate? Ah, allora, usiamo i due tipi di guanti. Quando dobbiamo fare uno sparring spinto, mettiamo guanti da 10-14 con quelli della box. Quando dobbiamo fare, diciamo, leggermente meno spinto, però lavorare anche con delle tecniche per portare a terra, non per lottare a terra, per portare a terra, usiamo i guanti da MMA, da 4 once. Secondo te, un coltello... Ah, Ezio mi chiede, secondo te un coltellino è un buono strumento di difesa contro 4 persone? Ragazzi... Però è come se vanno a enfatizzare di usare i coltelli. Qualsiasi cosa a disposizione in quel momento potrebbe essere d'aiuto. Allora, sapremo ci pochi, rimane in piedi e torna a casa. Stacchiamo a mezzanotte? No, più un po' prima, perché domani devo essere al Coni per un convegno. Stacchiamo a mezzanotte un po' prima, perciò ragazzi, altro quarto d'ora, 45 dobbiamo staccare. Allora, Tonino Dario, il brasiliano ha detto che la criminalità sana va bene, ma il brasiliano, ah, ma il suo punto di vista, cioè secondo me la forma di criminalità non va bene, però il suo punto di vista, che te devo dire? Alessandro Pitera, Dario, forse qualcuno pensa più all'offesa che alla difesa, ma qui noi siamo a parlare parlare come preparare agguati, ma come darli, non pensi? Sì, sicuramente come evitarli. Scusate, ma dopo un po', sicuramente come evitarli? Certo, questo è chiaro. Capocchio, 1. Bisogna capire che il criminale è motivato rispetto a noi e adrenalina nel corpo spesso accoltella e spara, si è messa le strette per paura o per crearsi una via di fuga. Pericoloso fare manovre. Beh, ci sono tanti fattori, dipende. Fonte, ex compagno di classe, ora al fresco. Sì, vabbè, non è che quello però, attenzione Capocchio, non è che quel compagno di classe è standardizzato e sono tutti così. Cioè, è come dire, tutti quelli con i capelli neri sono imbecilli. Cioè, non è detto così. Magari la percentuale che ha incontrato te sono imbecilli, però non sono tutti imbecilli. Ok, chiaro, eh? Il modus operandi poi cambia di persona in persona. Tonino Maremmano, non l'ho capito il senso della frase. A che ti riferisci, Tonino? Raffaele Mori, per un tuo seminario, che attrezzatura occorre? Beh, tanto... guanti, guantini, paradibbio e conchiglia. Conchiglia alta, grande. Mettiamo anche sempre la borsetta medica, perché comunque c'è sempre una strusciata, alcune volte anche contusioni e cose del genere. Antonio Esposito, mai fatto il poliziotto? No, ho fatto per un periodo qua la guardia giurata, però dopo ho deciso di lasciare, perché purtroppo penso che questo paese non tuteli, diciamo, le figure che portano la divisa. Tonino Maremmano, che cosa significa la criminalità sana? Il punto è che la criminalità non è sana. Esatto, Tonino, io sono d'accordo con te in questo. Non ho sbagliato a scrivere, era un mio amico su WhatsApp. Io ho scritto qui. Nessuno. Guardando incontri Letway, notavo che sembri ancora più vicini al combattimento totale rispetto alla Muay Thai. Sì, l'evoluzione stranga penso sia avere meno limitazioni e colpire anche gli sport. Sì, beh, l'ha detto a me, diciamo che quella è veramente che mi piace tanto, cioè, perché è molto estrema. Estremi Rimedi Milan, la Saraiafa è malvagia, Dario. E se mica locco come il Brasile, che in 2 minuti o fai Dario di stimo. Amico mio, non ho capito che volevi scrivere. Comunque grazie, ho capito solo Dario di stimo, ma tutto il resto della frase non ho capito. Stato Pietra, Tonino, bravo, la criminalità è solo spazzatura, spazzare via. Ma chiaramente, ragazzi, non è che io ho detto, no, beh, certo, da alcuna parte, no, è chiaro. No, la guardia giurata l'ho fatta qua, no, in Perù ero già docente della Polizia Nazionale. Sabri Amara,
ma se qualcuno mi aggredisce ed usa il gas nervino umano, madonna, Sabria Mara ammazza, come nel gas nervino umano, dai. Vedi, poi Pio per banna, Mi do subito il messaggio. Ragazzi, altri 10 minuti e poi chiudiamo. Ammazza, 52 persone siamo attualmente. Sta Sabri, mi sembra una Paolona, Paolo Rossi. Allora, ragazzi, che dire? Altre domande sono qua. Ci abbiamo ancora 10 minuti. Paolo Rossi, Dario, dimmi Paolo. Lorenzo Sinati, grazie a tutti e buona serata. Io stacco. Ciao Lorenzo, buonanotte. Raffaele Mori, ragazzi, stacco anch'io, notte tale, notte a tutti. Ciao Raffaele. Paolo Rossi, l'alimentazione conta? Sì, abbastanza. Abbastanza. Dobbiamo cercare di averla più equilibrata possibile, almeno da lunedì a venerdì. Ghosti 12 AS, che ne pensi delle pistole che spruzzano il peperoncino? Intendo quelle professionali. Allora, guardate ragazzi, faccio una cosa. Mi sto organizzando per fare la diretta che parla della differenza degli spray al peperoncino. Però sto valutando due tipi di spray al peperoncino. Uno è questo, della Walter, ok? Che vi farò vedere perché mi è stato dato da un mio amico che saluta, Andrea Pellegrini, grande. Sto valutando questo e poi devo vedere, perché questo è spray, invece quell'altro che stiamo testando è fatto a getto di gel, che è molto più preciso. Allora, mo, avendo fatto varie prove, ne mancano alcune, come ho tutti gli elementi, faccio, mi metto qui davanti e vi spiego la differenza, anche perché ci sono delle normative giuridiche da capire sugli spray. Allora, Ghost, che ne pensi delle pistole? Ah, ok, Sabria Mara, sto a scherzare. Allora, Saverio Leandri, io se mi trovo un coltello davanti, bolto lo supero. Nessuno, off topic, pensavo che non criminale sana voleva intendere una sorta di mutuo soccorso che spesso avviene, anzi avviene nelle corte popolari, ma è un mondo anacronicistico, oggi non esiste più. Dario, il prossimo argomento è, devo fare gli spray, perché stiamo finendo alcune situazioni. Gigi Web, rompere il naso aiuta a incassare meglio i colpi al volto? Beh, oddio, una volta rotto, però non è detto che lo devo rompere per forza, no? È sempre soggettivo. Nessuno, Master, comunque saluti da Caserta. Oh, ma sei stato uno dei miei seminari a Caserta, per caso? Con Roberto? Ezio Auditore, secondo te qual è la migliore arma da difesa? Ezio, in ogni arma la cosa più importante è l'uomo che la impugna. Tutto qui. Se parliamo di difesa, è meglio un oggetto di uso comune che puoi portare tutti i giorni addosso, che però puoi usare come mezzo per difenderti, che prendere un mezzo pensato per la difesa personale e difenderti con quello. Emiliano Sciotti. Ciao Dario, buonasera a tutti. Ciao Emiliano, benvenuto. Sei arrivato un po' tardi, Emiliano. Che sono tra 5 minuti, stacchiamo. Alessandro 26, Umarex, pistola da difesa abitativa, palle in gomma, peperoncino, cosa ne pensi? Sì, potrebbe essere un'idea, dipende, perché pure quella ha delle limitazioni, però potrebbe essere un'idea. Fa 2 minuti, si chiude, Pio. Alessandro Pietra, buonanotte Dario, buonanotte a tutti, buonanotte ragazzi. Allora, vediamo un po' le ultime domande. Ciò ricordo a tutti che ci vediamo la prossima diretta giovedì, domande aperte a tutti, ok? Scusate, a domanda aperta, non aperta a tutti, scusate, no, è sera pure io, dopo un po' sbarbaro. Allora, ho staccato poco fa da lavoro, mi spiace Emiliano, però il lavoro è importante. Sapere, io stacco, grazie per la serata, grazie. Cassandra 97, sera, buonasera. Sei giovanissima, 97. Sabria Mara, buonanotte Dario. Dario, tuo papà come sta? Sta bene, Alessandro, si è recuperato, c'è qualche doloretto, ma si è recuperato. Lo obbligo a camminare. Però sta bene, grazie Ale. Tiziano Sperandio. Ma Tiziano, sei amico del mio amico Adriano Sperandio, il pugile? Chissà se i disarmatori di pistole hanno mai disarmato un armato. Micro Uzio, sarebbe proprio curioso, notte.
Napoli mi si dà, Dario, io come arma da difesa sto usando uno scatolino di ferro, come hai fatto vedere in un video. Ah, ok. Ok. Domenico Conte, arrivo tardi, peccato. Sì, intanto siamo di nuovo giovedì in diretta, sempre dalle 22. Come va, Cassandra? Bene, Cassandra. Andiamo avanti. Ghost, ti saluto, Dario, buonanotte, ci aggiorniamo con lo stage a Napoli a Caserta. Certo, come no, con piacere. Stacco anch'io, ho delle partite importanti sulla play. Buonanotte, Dario, buonanotte a tutti. Sì, ma non rimane troppo, Nino. Non troppo, eh. Dai, un abbraccio. Sniper Kill, buonanotte. Nessuno, buonanotte a tutti. Ok. Ragazzi, altri 2 minuti e poi chiudiamo. Allora. Dunque. Ragazzi, si chiude? Sì. Ok, ragazzi. Allora, vi saluto. Ci vediamo giovedì di nuovo, sempre alle 22, con la diretta libera. Potete fare ogni tipo di domanda, sono vietate però di nuovo le domande che mi avete fatto milioni di volte. Cosa ne pensi del Wing Chun e del Taekwondo? Pio le banna, perché ho risposto a queste domande milioni di volte, perciò pio le banna. Un abbraccio a tutti ragazzi, veramente. Chi mi vuole poi scrivere in privato, vi ricordo il numero, è 340 89 15 227. Se non vi rispondo subito, vi rispondo appena posso, ma vi rispondo. Ok? Un abbraccio a tutti, grazie Pio per la collaborazione, saluto tutti e ci vediamo giovedì. Domani metterò dei piccoli clip sul canale sull'argomento che svolgiamo all'interno del Palazzo Presidenziale del CONI. Ok, l'ultimo e poi al volo io riguardo un tuo video che si vede un ragazzo armato di coltello che ha coltellato al cuore il suo avversario. Che mondo brutto, esatto, esatto. Ok, ok Pio, perfetto, ragazzi, ci vediamo giovedì. Un abbraccio a tutti e buonanotte.